Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e oggi siamo qui in questo nuovissimo video, ritornati finalmente su The Legend Craft AOP Lucky Prize Zone. Ebbene sì ragazzi, siamo tornati, come sempre apriamo la parentesi solita iniziale, più di una parentesi a dire la verità. Uno, come sempre c'è stato l'elenco, uno, l'audio non so come si sentirà perché appunto, come sempre provo a mettere il microfono in diverse posizioni. Due, andate a vedere il video di ieri in cui spiego perché è uscito oggi questo video e oggi è il 30 raga, e domani è Capodanno e come detto in anticipo nei precedenti video, per Capodanno raga fino al 3 e il 4 non caricherò video. Poi il 4 e il 5 magari uscirà qualche video speciale per il nuovo anno e il nuovo inizio del canale. Quindi raga, detto questo, iniziamo subito col video. Possiamo cominciare a far salutare YouTube, perché raga, chi non fa salutare YouTube è uno strunzo, ok? Ecco qua, ho fatto salutare YouTube, speriamo che qualcuno saluti, ma c'era molta gente online che sinceramente mi ha riconosciuto. Allora. Infatti vedete qui quanta bella gente. Vorrei salutare Tonia, che me l'ha chiesto prima. Luke, mi saluti? Certo, ciao Tonia. E poi volevo salutare un ragazzo che mi ha detto una cosa davvero molto importante. Ciao Ciccio Kong, ciao Master, raga, io saluto tutti quelli che mi messaggiano. Siccome so che questa serie la segue Scorpion, ossia il founder, la segue il nonno, ossia l'admin, questi qui, ho da fare un annuncio. Eccolo qua. Perché dico eccolo qua? ZHub PvP, caro staff, ha comprato il kit Boy. Adesso io non so per quanto possa essere vero, comunque verificate voi tramite i pagamenti. E a proposito dei pagamenti, Master mi sta da un euro, così mi compro la carta igienica. Comunque ha detto che ha comprato il VIP Boia l'altro ieri, se non sbaglio ancora non gli è arrivato. Poi è giusto perché mi ha detto, siccome voi vedete i video, era un modo per comunicare più facilmente con voi. Di conseguenza se controllate, fate un piacere a lui, non a me, perché io non ho comprato il VIP. Cosa andremo a fare oggi? Andremo a scavicchiare come sempre. Anzi, fatemi posare un po' questi regali che non mi servono adesso. Andiamo un po' a scavare perché ragazzi dobbiamo parlare di diverse cose, soprattutto per quelli che sono più interessati al canale, dovranno seguire questo momento. Perché cosa andremo a parlare, ragazzi? Di quello che è successo questi giorni. Ho parlato con molta gente. Ciao a te YouTube, ben grato, finito male. Ti seguo tanto e spero che il tuo canale cresca. TVB, continua così. Grazie Eie per la dedica nel video. E comunque stavo dicendo, ragazzi, in questi giorni ho parlato con diverse persone, mi sono reso conto un po' com'è la cosa. E davvero mi irrita molto a leggere commenti del tipo: Luke, i tuoi fan sono scappati in Messico. Ed è più di uno che lo dice. Allora, prima cosa, non so da cosa è uscito sto fatto del Messico, che cacchio sta andando, non lo so. Però questo fatto, che è vero, il mio canale è abbandonato, però a me che me lo diciate non mi cambia nulla. Molti potrebbero dire: Luke, ma te la prendi troppo, era una cosa ironica. A me comunque mi dà un po' fastidio, non per cosa, però già il mio canale va male. Sapete che il mio stato d'animo non è che sia uno dei migliori. Di conseguenza leggere questi commenti mi irritano. Poi inoltre ragazzi, io noto davvero tanto che molti dicono: Luke, ma fai poche views, Luke qua, Luke. Raga, ma chi è che... Allora, su YouTube molti potrebbero dire: Luke, ma chi è che non ci sta per le views? È ovvio che uno sta per le views, ma nel mio caso non sto dicendo che voglio fare il bravo uomo, brava persona che non fa tutto per le views. Ovvio che il nostro obiettivo è far, cioè portare contenuti, perdonate la dislessia, portare contenuti che piacciono alle persone e di conseguenza si hanno le views. Però nel mio caso raga, a me anche se ne faccio 20, 30, 40 le porterò, perché ho deciso di cambiare mentalità. Come dissi nel video che appunto non è uscito, ho intenzione di cambiare mentalità, non pensare più alle views come cosa prioritaria. Se faccio 100 views ok, se non faccio manco 20 views, cazzo, devo abbandonare il canale. Basta con questa idea che mi affligge. E molti continuano a stavo dicendo una cosa impossibile, raga, cancelliamo. Rompermi le balls, ok? Volevo dire tartarsarmi la palla, però vabbè, non voglio essere volgare, anche se l'ho detto comunque. Comunque, continuano a rompermi dicendo: ah Luke, io ho 200 iscritti e faccio più visual di te. Arriva un altro: ah Luke, io ho 5 iscritti e faccio più visual di te. Arriva un altro: ah Luke, io ho 30 iscritti e faccio più... Ma a me che minchia me ne può fregare? Fai più views? Buon per te, se tu hai costruito il tuo canale per fare il figo e secondo te è una gara a fare views, fallo per te. Io conosco gente con il quale recentemente, oddio, quest'estate diciamo ci ho avuto molto a che fare, che ha lo stesso numero di iscritti miei e fa lo stesso numero di views mia. Ma mica è ad abbandonare il canale, cioè vedo che non fa più video, adesso non ho fatto nomi, quindi l'ho cominciato a fare: hai parlato di me, ma si strunza. Non sapete di chi parlo, quindi è un canale come il mio che però fa un video ogni 2 mesi. Io perché non ho fatto video, raga? Sì, ho un po' abbandonato, ma perché aspettavo il microfono, oppure perché sono stato poco bene e soltanto oggi ho ripreso un po' la forma fisica, se così si può dire. Quindi raga, io credo proprio di non abbandonare mai YouTube fino a che mi diverto, fino a che ho tempo,
fino al momento in cui appunto vedo che alla gente piace quello che faccio, perché può avere anche 10 views il video, raga. Per esempio c'era un video l'altro giorno appena caricato, 18 views e 9 like. Cioè non potete capire che è bello vedere queste cose, perché capisco che su quelle 18 persone che hanno visto il video, 9 piace davvero quello che ho fatto. Molti, raga, come dico sempre, si scocciano a lasciare like, ma mi sembra una cosa abbastanza ovvia. Purtroppo, ragazzi, su YouTube se non si portano video flame non vai da nessuna parte. Purtroppo, ripeto ancora una volta, si è visto canali come Dal Nulla crescono perché fanno video critica, video flame. Basta vedere una cosa, raga, nel momento in cui ero molto più in difficoltà io delle views, no? Nel senso, quando ho abbandonato il canale, ho fatto un video flame, cioè video flame, video critica ad un server di Minecraft, e ho fatto 300 e passa views. Stessa cosa l'ho fatto riguardando uno staffer, nel momento più buio del mio canale, ha fatto 200 e passa views. In un giorno, due giorni si parla, eh. Quindi è una cosa che va benissimo. Non dico che voglio iniziare una serie critica su Minecraft, anche se mi piacerebbe, perché ce n'è, scusate il termine, di merda da spalare. Però non voglio fare il beniamino del cacchio di nessuno, perché comunque me frega niente. Se lo staff fa schifo è perché purtroppo è pieno di bimbi minchia. Sull'altro server, ragazzi, non mi metteranno una targhetta youtuber, ho intenzione di dirlo qui, perché giusto perché stiamo parlando di questo argomento di views eccetera, perché faccio poche views. Io non è che posso dirgli fonder di merda, ti dosso il server, te lo butto giù, te lo griff. Va bene, faccio poche views, loro puntano le views, e come giusto che sia, perché loro, quello che importa ai fonder, dico, e portare utenza tramite le views, e mi sembra ovvio, non ho nulla da ridire, e quindi non c'è nulla da dire, appunto. Però quel server lì, raga, senza fare nomi, sempre per rispetto di The Legend, ha dei bimbi minchia che giocano, a questo penso di dirlo anche in quel video lì, che davvero, ragazzi, non potete nemmeno capire. Io non sto dicendo staff, lo staff forse modera poco come già dissi, però io mi concentro principalmente sui player. Sono tutti bimbi minchia, perché dico così? Non dico per i nick, perché anche io c'ho il nick Luke17 YouTube, che potrebbe sembrare un bimbo minchia, ma spero di non esserlo. Ma raga, c'è gente che bestemmia in chat così dal nulla, dal nulla. Porco, mi è caduta la spada. Cioè proprio così, anche se non la perdono, per esempio, la spada, si devono fare i fighi bestemmiando in chat. Raga, avrete sentito una mega botta, perché comunque è caduto il microfono, spero di no. Comunque, devono fare i fighi bestemmiando in chat. Poi, che altro? Vabbè, a parte, raga, che tutti quanti appena entrati hanno creato una fazione enemy nei nostri confronti. Enemy vuol dire contro di noi, non so perché. Poi appunto fanno tutti i fighetti del PvP, a te romper Q, te faccio qua. Quando muoiono tutti che bestemmiano, perché giustamente devi fare il fighetto rosicone più che altro. E raga, dovete capire che su quel fatto lì è davvero poco moderata la chat. Non so se abbandonerò quel server. Adesso vuol dire, Luca, tanto perché è andata la targhetta, fai schifo. No raga, davvero io sono uno che, come dissi di tempo fa, anche nel video contro un altro server, non amo le bestemmie, per niente, cioè non è che non le amo, non le sopporto. Posso capire una in chat perché so bimbi minchia, posso capire due, posso capire tre, ma a momenti in cui la chat è piena di bestemmie, davvero ti fa irritare. Che ogni cosa, ci sono quelli con i nick che hanno una bestemmia, quello proprio lo odio, perché quelli si chiamano Dio e qualcosa vicino, qualsiasi cosa è una bestemmia, raga, davvero brutto vedere questa cosa. E apprezzo che The Legend non faccia storia, cioè aspettate, stavo sbagliando. Apprezzo che The Legend non accetti i player con questi nick, eccetera, eccetera. Che poi, ragazzi, le bestemmie molto per di Luke, ma non sono censurate. Non so perché, a volte si censurano, a volte no. Per esempio, scrivono Dio, Dio così lo censurano. Se mettono Dio con due O, no. Cioè, proprio il senso di questa censura non c'è. Di conseguenza, ragazzi, va a rovinare tutto il game per chi, non dico è religioso, ragazzi, ma per chi dà fastidio sentire bestemmie e trovare solo bimbi minchia in chat. Quindi questo era uno sfogo un po' che devo fare nell'altro video. Però, raga, me lo sono fatto qui giusto per passare un po' di tempo, perché vi ripeto, raga, durante gli scavamentazioni qua, che intanto stiamo salendo di money come non so che cosa, dobbiamo appunto parlare di argomenti seri. Oh mio, ho fatto 200.000 se non sbaglio oggi, più o meno all'incirca abbiamo fatto abbastanza. Torniamo alla nostra home e raga, io direi di concludere il video. Come dice anche in chat, andate a votare il server The Legend, che secondo me merita davvero tanto. Lo staff è sempre attivo, sempre moderata la chat, non ci sono hacker, non ci sono bimbi minchia che bestemmiano, quindi davvero un server che merita, e anch'io lo voto spesso. Comunque raga, mi raccomando, lasciate like, commentate il video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti, ragazzi.